tanto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore ed io so che non c'è uno che può salvare all'infuori di te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, no, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sul certo, Signore, tu potrai guarire. E se dico ad un soldato devi andare, gli va, e un mio servo fa questo e gli pure lo fa. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare quel servo guarì. Io ti prego, Signore, in piedi, vogliamo adorare il Signore, presentare questo culto dinanzi al Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria, onore a te, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Tu sei degno della lode e della gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Benedetto sei, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. In obbedienza alla Tua parola ci presentiamo davanti alla Tua presenza, Signore, per adorarti, per lodarti, per glorificarti, per innalzarti. Sì, Signore, perché Tu sei il nostro Dio e noi Ti ringraziamo perché Tu ci hai affidato, Signore, un mandato che noi desideriamo, Signore, espletare, praticare con tutto il cuore, è quello di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Signore, noi questa sera ci aspettiamo una Tua potente visitazione. Tu ci hai benedetto in queste sere, ma stasera, Signore, conferma ancora la Tua parola con segni, prodigi, miracoli, Signore. Signore, salva, guarisci, battezza nello Spirito Santo, parla potentemente al nostro cuore. Signore, il tuo servo davanti a te, alleluia, usalo per la tua lode e gloria e per la nostra edificazione. Presiedi tu, guida ogni cosa, fa che ogni cosa sia fatta, Signore, per la tua benedetta volontà. Grazie, Signore, ti chiediamo ogni grazia nel nome di Gesù e in lui solo apriamo questo culto, il benedetto in eterno. Grazie a tutti, mi sono veramente più lontano.
Siamo qui davanti alla tua presenza, rivolti il nostro cuore davanti a te, Signore. Gloria a Dio. Mettici una giusta posizione, Signore. Davanti a noi, Signore, ci sei tu, il Re dei Re, il nostro Signore e Salvatore, colui che un giorno si è preso cura delle anime nostre. Noi siamo qui chinati davanti a te, Signore. Padre, tutti quanti noi, Signore, possiamo toglierci, incalzare dai piedi, Padre. Gloria al tuo nome, lavaci con il tuo sangue prezioso, Signore. Se c'è ancora qualcosa in noi che a te non piace, Signore, purgaci, Signore, lavaci, Signore. Perché possiamo stare davanti a te, Signore, come tu vuoi, Padre. Offrirti un culto, Signore, come a te piace, Signore. Avendo i nostri cuori, Signore, santo col desiderio, Signore, di ricevere te, benedizione, Signore. Grazie, Signore, certamente tu questa sera farai cose grandi per noi, Signore. Grazie, Padre, grazie dell'amore, della gioia, Signore, che abbiamo ricevuto in te, Signore. Oh, Signore, tu ci hai miracolato in tante cose, Signore. Ma la cosa più bella, Signore, tu ci hai dato la salvezza delle anime, Signore. E grazie che un giorno, Signore, ti possiamo vedere a faccia a faccia. Gloria al tuo nome, grazie, Signore. Presidi questo culto, Signore. Il tuo Spirito Santo, Signore, a guidare tutto ciò che facciamo per la tua gloria. Gloria a te, Signore. Manda una parola adatta ai nostri cuori, Signore. Tu conosci i nostri desideri, sai, Signore, quanto abbiamo di bisogno, Signore. Gloria al tuo nome, parlaci, Signore, perché noi possiamo mettere in pratica, Signore, i tuoi statuti, Signore, i tuoi comandamenti, le tue regole, Signore, perché vogliamo piacerti, Signore. Gloria al tuo nome, grazie di ogni cosa. Benedici il tuo popolo, Signore. Benedici tutti gli ammalati del tuo popolo, Signore, e quanti chiedono preghiere, Signore. Oh, Signore, stendi il tuo braccio, il braccio che non si è mai accorciato, Signore. Grazie, noi confidiamo in te, sappiamo per certo, Signore, che già l'abbiamo ricevuto, Signore. Noi ti ringraziamo anticipatamente, Signore. Grazie, Signore, per il tuo servo davanti a te. Benedicilo, Signore, usalo per la tua gloria, Signore, perché possa essere un canale di benedizione alle anime nostre. Benedici tutti i tuoi ministri, Padre. Gloria al tuo nome, ancora le autorità, Signore, che ci danno ancora la gioia di poter annunciare il tuo Evangelo, Signore. Benedicili grandemente, sii con noi, parlaci e noi vogliamo ascoltare il tuo giusto insegnamento. Nel nome di Gesù facciamo ogni richiesta, benedetto in eterno. Abbiamo tre testimonianze, la sorella Mimma, la sorella Rosa, fratello Raimondo. Una alla volta, forza. Viene prima Rosa, già si sente male. Alleluia. Pace a tutti. È un grande motivo di gioia e di privilegio poter raccontare l'opera grande che Dio ha fatto nella mia vita quasi 25 anni fa. È una grande emozione stare da qua su. Gloria a Dio. Sono 25 anni che ho accettato Gesù nella mia vita. Io non riconoscevo gli evangelici, non conoscevo il Vangelo. Sì, andavo in chiesa, avevo fatto comunione, battesimo e tutto quello che hanno insegnato e portato avanti i nostri genitori.
quando un giorno nella casa di mia madre c'era una brutta situazione di tossicodipendente. Il Dio si usò di questa situazione per potersi farsi conoscere alla casa dei miei genitori, al mio cuore, alla mia casa. Un fratello di questa comunità prese mio fratello e lo portò alla chiesa in Portici e da allora è iniziata l'opera di Dio nella mia vita. Io vi posso dire che per 4 mesi che frequentai la chiesa in Portici, il Dio toccò grandemente il mio cuore. Io nella mia casa avevo un grande travaglio, una grande distretta. Il mio matrimonio era di un inferno totale. Stavamo per lasciarci io e mio marito con 3 figli. Però il Dio tutto questo non l'ha permesso, perché pur sapendo tutti questi problemi, egli è venuto attraverso questa situazione e si è fatto conoscere. Grazie Signore a Dio per tutto ciò, perché se non fosse stato che Lui fosse venuto e si fosse fatto conoscere, io oggi non sarei qua. Ma io penso che sarei morta per tutto quello che io ho attraversato nella mia vita. Avevo un marito che mi tradiva e giocava, e di questo avevo pochi soldi per andare avanti. Se non avevo i miei genitori che mi portavano avanti, io non ce la facevo con 3 figli. E vi stavo dicendo che Gesù si presentò sempre su quella situazione. Dopo aver frequentato la chiesa in Portici per 3-4 mesi, Dio toccò il mio cuore profondamente. Con potenza egli si fece sentire, non l'ho mai detto a nessuno, sotto una tenda. Un grande tendone, si fece una grande manifestazione quasi 25 anni fa a Napoli, e io entrai in quel tendone piena, ma piena di peccato. E quando mi incontrai con Gesù, sotto un appello che il pastore fece, chi vuole dare il Spirito e il cuore al Signore? Io mi mettevo vergogna in quel momento. Dissi: Signore, io mi metto vergogna di alzarmi e di venire avanti. E lui, il pastore, il Signore attraverso il pastore parlò al mio cuore, disse: non avere vergogna, alzati, vieni avanti e io ti perdono tutti i tuoi peccati. Io vi posso dire che tanti problemi stavo nella casa di mia madre, nella mia casa, ma io quando mi sono incontrata con il Signore vi posso dire che il problema più grande io l'ho trovato nel mio cuore, quello che avevo un'alma piena di peccati, e che io anche con i pensieri avevo trasgredito tutta la legge di Dio. Il più grande peccato che io avevo fatto e sentivo in quel momento è quello che ero andata a destra e a sinistra per trovare un poco di quietudine nella mia casa, e a mia vergogna anche da amati e fattucchieri per trovare questa pace, ma io l'ho trovata solo in Gesù. E Gesù è colui che ha soddisfatto l'anima mia, ha dato pace, ha dato tutto quello che il mio cuore cercava. E io posso dire che oggi il Signore ha benedetto grandemente la casa dei miei genitori, ha liberato questo mio fratello dalla tossicodipendenza, ho risposato un figlio, il Signore gli ha dato quello che il suo cuore desiderava, ha benedetto la mia gran parte della mia casa. Io sono sicura che farà il resto, perché egli ha iniziato un'opera e la porterà sicuramente con me. Allora io voglio dirvi che il Dio 3 anni e mezzo fa, egli io l'ho potuto vedere in tutta la sua gloria, e avendo avuto una grande prova nella mia vita, avendo, come voi tutti sapete, perdere un figlio è come perdere la propria vita. E gloria a Dio, egli non ha permesso e non mi ha provato al di sopra delle mie forze, perché io ho detto: Signore, io ne ho attraversate tante e tu sei stato vicino a me,
ma io forse questa volta non ce la farò, non ti potrò seguire più, non ce la farò a seguirti con questa cosa. E vi posso dire che lui, 24 ore, dopo 24 ore, non ha provato le mie forze, è sceso in tutta la sua gloria. Ha preso me, il mio dolore sulle sue braccia, e oggi io cammino sulle sue braccia. Perciò sto qua. Non sono forze mie, è il Signore che ha dato forza all'anima mia, e io lo voglio glorificare, innalzare, benedire da ora in eterno fino alla fine dei miei giorni. A lui solo voglio dare onore e gloria e benedire te. Gloria a Dio, pace a tutti. Vi voglio far sapere il Signore come mi ha salvato dalla lepre. Comunque ero un ragazzo, comunque il mio travaglio è iniziato a 9 anni. Ero piccolino, mia mamma e mio padre si sono divorziati. Comunque qualcuno mi conosce qua, e niente, voglio dire questo. A 9 anni ho iniziato il mio travaglio. Il nemico mi ha preso in mano e mi spremevo come un limone fino a 41 anni. Mi tenevo così fino a 41 anni. Niente, grazie a Dio, a 12 anni, niente. Scusate l'emozione, perché per me parlare del Signore è una cosa molto, è un grande errore parlare di Gesù, perciò mi emoziono così, perché io appartengo a Dio, non ci credo, io sto qua a parlare di Gesù, io non lo so, grazie Signore. E niente, comunque 12 anni ho iniziato a conoscere la droga, ho iniziato a camminare in questi quartieri, rubavo, mi drogavo, andavo nei calci, ho frequentato i centri tutti lì. In poche parole sono breve, comunque voglio arrivare al succo del mio Signore Gesù. Io comunque appena 27 anni ho fatto questo e mi sono giocato l'ultima carta cuore, mi spremeva sempre di più, mi sono tatuato tutto il corpo per vedere bello alle persone, per essere un uomo forte, credevo di essere un uomo forte. Io sono senza Dio, non c'è niente da fare senza Gesù, perché se non hai Gesù nel cuore la vita è niente, lui lo dice la sua parola, senza di me non potete fare niente, e grazie a Dio che l'ho conosciuto con tutto il mio cuore. E niente, comunque uscivo e entravo dai calci. Poi mi sono messo a lavorare nelle discoteche, vendevo droga, portavo i ragazzi, io era proprio io a portargli a loro la droga, mi sono tatuato, portavo i ragazzi a tatuare, tutto questo malessere, il nemico si è scioziato proprio con me, si è scialato proprio, ma ho usato proprio un modo come lui. È un bel giorno, ecco che arriva il giorno più bello della mia vita, arriva Gesù nel mio cuore. Mia moglie mi parlava, diceva vicino a me, amore, dal cuore di Gesù, perché Gesù è meraviglioso. Io l'ascoltavo così, sa, non potevo abbatare queste cose e partecipavo sempre a questa cosa. E niente, ancora, dal cuore di Gesù. Niente, che è successo? Che il Signore, io sento proprio da parte di Dio che lui mi aveva messo in quelle condizioni. Dice solo così, tu puoi venire a me, solo così. Un giorno ho scoperto che mio padre aveva un tumore, ho donato il sangue, mi sono fatto le analisi e c'è il virus della epatite C. Dando il virus della epatite C, niente, mi dovevo fare una cura. Sono andato dal dottore, mia moglie già diceva non andare, vai vieni di Gesù perché Gesù ti guarisce, io non credevo, vai da Gesù, e non ci andavo. Niente, comunque sono andato dal dottore, il dottore mi ha dato questa siringa, mi ho fatto 3-4 siringhe, ho sofferto una depressione forte, ma quella non era la depressione, è tutto il male che io avevo fatto su questa terra, tutto il male che faceva una persona, e non mi rendevo conto, perché quando sei cieco purtroppo tu non ti rendi conto. E così, allora, quelle che stanno per la prima volta, ascoltate, non è una fama, è pura sacralità. Dio ci ama, Dio è venuto qua per noi, si è messo sulla croce per i miei peccati e per i vostri. Date il cuore a Gesù che faccio vedere le meraviglie di Dio, e ve lo posso garantire grandemente che Dio è grande veramente. E niente, comunque mi sono preso, mi sono fatto questo interferone e mia moglie non andava. Sono andato dal medico, mi sono seduto, il dottore vicino a me, guarda, senti, io ti devo dare questa medicina. In quel momento ho guardato questa persona, mi sono spaventato e sono scappato. Sono andato a casa, mia moglie, e voi, chiudo in terza stanza, vai nella tua camera e chiama Gesù. Comunque io ho fatto questo, sono andato nella mia camera, mi sono chiuso, e ho detto, Signore, boh, ma io sto morendo, ho bisogno di te. È sceso nel mio cuore, ha tirato fuori tutto il male che io c'avevo, tutto il male mi ha tirato. E mi ha dato la sua vita a me. Oggi sto qua a parlare di Gesù, per mio potrebbe mi vince, è un onore, credetemi veramente. Io lo amo Gesù con tutto il cuore. E io oggi lo voglio servire a mia moglie, per tutte le parti del mondo, perché Gesù dice andate a raccontare la buona novella. E questo voglio fare. Se non parliamo di Gesù, le persone non lo sanno.
e voglio ringraziare Dio con tutto il mio cuore, come sto qua in mezzo a voi, siete la mia famiglia che mi mancava, perché da piccolino non ce l'ho mai avuto la famiglia, ho sempre travagliato, e grazie a Dio che bella famiglia, padre di Signore, è il suo grande amore, e voglio dire con questo con tutto il mio cuore, stasera in modo particolare, voglio ringraziare Dio, veramente con tutto il cuore, quello che sta facendo per me e per la mia casa, mi sta benedicendo un modo meraviglioso, spiritualmente e materialmente, a Dio su tutta la lode e la gloria, da ora in eterno. Una grande gioia veramente testimoniare quello che il Signore fa nella propria vita. Io ho conosciuto il Signore, mi hanno presentato Cristo Gesù che poteva risolvere i miei problemi, poteva salvarmi dal peccato. Ho ricalcitrato molto su questa cosa da 27-28 anni fa. Mia sorella in carne, Marzia, venne a casa mia conoscendo i problemi di casa mia e mi disse: Mimma, guarda che c'è un Gesù che ti può guarire dalle ferite che hai, ti può salvare dal peccato che hai e può rimettere in ordine la tua casa. Un poco credevo, un poco no, ma avevo un grande bisogno, quello che sapevo che avevo un grande, grandissimo bisogno, perché veramente io ero caduta nel fango più profondo. Io ero sposata, avevo due bambini e pensavo che la mia vita fosse lì, di una felicità effimera. Pensavo che mio marito amasse soltanto me, ma purtroppo io scoprì che lui mi stava tradendo. Ma la mia disperazione più grande è che invece di lottare per questo matrimonio ho fatto la stessa cosa con lui. Ed è la cosa più brutta, fare dente per dente, occhio per occhio, la cosa più brutta che possa esistere, perché veramente poi allora si cade proprio profondamente giù. E per quanto io pensavo che risolvessi la mia situazione, volevo essere forte, ma in effetti io stavo cadendo sempre più giù. E quante volte me ne andavo da casa, mettevo qualcosa in una borsa, andavo via, e perché volevo farla finita, lasciavo i miei due bambini a casa, ma puntualmente ritornavo e dicevo: perché ritorno? Perché ritorno in questo inferno? Ma perché dopo ho capito che il Signore aveva un piano meraviglioso per la mia vita e per la mia famiglia. Io ringrazio il Signore perché è un angelo dell'Eterno, ecco, quegli angeli che vanno raccontando quello che il Signore può fare nelle vite, è venuto a casa mia e mi ha raccontato di Gesù, che non era così lontano, perché io credevo in Dio, però era un Dio lontano, un Dio che non era per me, un Dio che ogni tanto andavo in chiesa, raccontavo le mie disperazioni, raccontavo le mie cose, ma ritornavo puntualmente nella vita di tutti i giorni. Ma a un certo punto, nella grande disperazione, il mio cuore cominciò ad aprirsi a una nuova luce e cominciai a frequentare la chiesa di Portici. Veramente una sera ci fu una predicazione, questo sto parlando che erano passati già 3 anni, ci fu una predicazione: voi tutti che siete travagliati, venite a me, io vi riposo l'anima vostra. Io veramente avevo grande bisogno di lui, perché veramente la notte io meditavo di fare il male di giorno e di giorno meditavo di fare il male la notte. Ed è una cosa bruttissima, perché veramente non dormivo più, non c'era più vita in me. C'era una guerra tremenda nella mia casa, io e mio marito ormai ci menavamo, non c'era più vita nella casa mia. Io ringrazio Dio perché veramente il Signore ha avuto grandemente pietà dell'anima mia e sono andata a Lui perché volevo risolvere la questione della mia casa, ma in effetti la sua presenza non si può stare con il peccato. Io ringrazio il Signore perché veramente, se io l'ho fatto aspettare tanto tempo, Lui in un attimo ha salvato l'anima mia, mi ha purificata da ogni peccato, mi ha dato questo sangue, il suo sangue prezioso che aveva versato sulla croce per me, non per gli altri 2000 anni fa, no, non esiste, era per me. Io stavo alla croce di Cristo e lo inchiodavo io con il mio peccato. Io lo voglio ringraziare perché gli ha fatto cose meravigliose nella mia casa, mi ha salvata, mi ha battezzata nello Spirito Santo, ha salvato mio marito. Abbiamo avuto, da quando l'abbiamo accettato, siamo scesi nelle acque battesimali insieme e veramente la nostra situazione si è capovolta, un matrimonio veramente fatto sulla fiducia, sull'amore, e veramente possiamo dire che serviamo
serviamo l'Eterno, ci sforziamo magari di servire l'Eterno. Io ho 3 figli, quest'anno ho avuto la gioia che la mia terza figlia ha accettato Cristo Gesù nella sua vita con il marito. I problemi non mancano perché piove su giusto e su ingiusto, ma se andiamo alla croce di Cristo Gesù, se andiamo al Golgota, il Signore può risolvere ogni problema secondo la sua volontà. Io lo voglio ringraziare e voglio fare la sua volontà, mi sforzo di fare la sua volontà. Gesù. Sembra un luogo umile, sembra un luogo da poco, senza valore, ma guardandolo spiritualmente vediamo che è un luogo di grande valore. La differenza è fatta tutta da Gesù che è presente in mezzo a noi. Quando il suo popolo è disposto a lodarlo, a benedirlo, ad onorarlo, egli è anche disposto ad operare meraviglie
e noi crediamo che questa sera il Signore possa fare meraviglie, perché salvare le vite, trasformare la vita è un qualcosa di particolare, perché dare delle nuove vite, nuove visioni, togliere il peccato dal cuore è un qualcosa di particolarmente speciale, possiamo dire di prodigioso, è l'opera che soltanto Cristo Gesù può fare. E noi vogliamo dire stasera: Signore, fallo. Vi porto i saluti della comunità di Montesarchio, di Arpaia, di Cervinara, sono delle comunità situate nella Valle Caudina, forse non conoscete la zona, è nella zona interna della Campania, in provincia di Benevento, è una bella zona circondata da montagne, è proprio una conca, una valle, e questa piccola valle è stata una delle prime culle dove il Signore ha operato nella Campania. Pensate, la comunità di Montesacchio contava già un locale di culto nel 1926, c'era già un locale di culto, c'è ancora, ma che grazie a Dio abbiamo l'esigenza di allargarlo, perché non riesce più a contenere i fratelli e le sorelle che hanno dato il cuore al Signore. La comunità di Montesarchio ha costruito anche un altro locale in un paese vicino, sono un po' tutti i paesi attaccati, a Cervinara, un nuovo locale che abbiamo dedicato l'anno scorso ad Arpaia. Stiamo vedendo l'opera del Signore, e in tutti questi anni abbiamo scoperto una cosa particolare: il Signore è fedele. Diceva il fratello Raimondo, a cui mi lega una particolare amicizia, e grazie a Dio per questa possibilità che abbiamo stasera finalmente di essere, di godere insieme della presenza del Signore. Diceva il fratello: è da lunga data, bene, anche il mio bisnonno è stato uno dei pionieri nell'opera del Signore. Sono quattro generazioni. Il Signore è fedele. Il Signore è fedele. Alleluia. Voglio leggere con voi alcuni versi nel Salmo 34. Salmo 34. Signore sia lodato. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili ludranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Signore, voglia benedire la sua parola al nostro cuore. Una parte del verso 8: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Una versione più antica, la Riveduta, recita così: gustate e vedete quanto il Signore è buono. È un invito della parola di Dio, è un invito a gustare, è un invito ad assaporare, è un invito a trovare diletto, a trovare soddisfazione nell'Eterno, è un invito a realizzare un'esperienza, ad avere una benedizione divina, a ricevere la forza e l'aiuto dell'Eterno. E possiamo dire che è un invito che è rivolto a tutti gli uomini, a quanti ci ascoltano questa sera sotto questa tenda, a quanti ci ascoltano semmai seduti sui balconi di questi palazzi che ci circondano. È un invito che non ha controindicazioni,
accettarlo significa ricevere soltanto il bene che proviene dal cielo, ricevere soltanto l'aiuto celeste. Un altro salmo, il salmo 121, dice: io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. Allora noi possiamo dire stasera tutti insieme ai nostri amici, ai nostri fratelli, a quelli che ci ascoltano: gustate e vedete quanto il Signore è buono. È un invito per tutti, per tutte le razze umane, per tutti gli uomini, per tutte le generazioni. È un invito che però nella maggior parte dei casi non viene accettato, perché sono pochi coloro che sono disponibili a realizzare una vera e autentica nuova esperienza. Sono poche le persone disponibili ad esaminare se stessi, sono poche le persone disponibili a guardarsi dentro, sono poche le persone ad essere disponibili a fare un bilancio della propria vita. Va tutto bene, copriamo tutto, cerchiamo di stordirci, così vanno i giovani d'oggi, no? Non c'è niente, non c'è una base di felicità, non c'è gioia. Allora stordiamoci, evadiamo, cerchiamo di uscire fuori di testa, sbagliamoci, così troviamo la felicità. Ma non è così. Bisogna rimuovere quello che c'è nel profondo, bisogna rimuovere quello che c'è di sbagliato, bisogna esaminare la propria vita per poter avere finalmente e godere la pace del Signore dopo averlo rimosso. Tutto questo noi lo possiamo riscontrare non solo nella vita spirituale, ma possiamo riscontrarlo anche nella vita politica, anche nella vita culturale. Oh, tante persone sono disponibili ad accettare quello che la massa fa, e sono disponibili ad accettare quello che i genitori fanno, sono disponibili ad accettare quello che gli amici fanno. È un qualcosa di precostituito, ma anche pensieri filosofici vengono accettati supinamente. Oh sì, tranquillamente, pensieri, meditazioni di persone di altre generazioni vengono accettate, perché è più semplice seguire movimenti di massa che andare in controtendenza. E la cosa strana è che glorificare il nome del Signore, essere grati al Signore, benedire il nome del Signore è in controtendenza. Noi possiamo andare fuori dalla tenda, ascoltare giovani che inneggiano semmai a campioni dello sport, giovani che inneggiano a cantanti rock che semmai non sono per niente un bel esempio di vita, sono disponibili a dare la loro vita, a gridare i loro nomi, ma il nome di Gesù, quello no, è in controtendenza. Diciamo alle persone: gustate e vedete quanto il Signore è buono. E queste persone si chiudono e dicono: noi abbiamo la nostra religione, noi abbiamo la religione dei nostri padri, noi abbiamo la religione dei nostri nonni, abbiamo trovato le cose così, e respingono il messaggio dell'Evangelo. Tante volte manifestano addirittura ostilità a chi gli porta l'Evangelo, perché si sentono insediati di un patrimonio acquisito senza sapere che patrimonio non è. Noi continuiamo a dire: gustate e vedete quanto il Signore è buono. È la nostra testimonianza. Abbiamo ascoltato stasera delle testimonianze. È il nostro messaggio. Noi non cerchiamo di imporre una teologia, non cerchiamo di imporre un credo, di alimentare un movimento, non facciamo nemmeno opera di proselitismo, ma abbiamo una missione, quella di presentare colui che ha fatto tanto bene alla vita nostra, colui che ci ha cambiato la vita, di indirizzare gli uomini nelle braccia di Cristo, perché soltanto Gesù Cristo può cambiare le vite, perché soltanto Gesù Cristo può salvare, soltanto Gesù Cristo può donare la vita, perché Egli è la via, la verità e la vita. Noi ci nascondiamo, noi presentiamo l'autore della salvezza,
noi non presentiamo i nostri responsabili, non presentiamo i nostri pastori, diciamo anzi non ascoltate i pastori in quanto tali, ascoltateli in quanto strumenti nelle mani di Dio e guardate a Gesù, non guardate i pastori. È un'esperienza reale, abbiamo detto, e cambia la vita e l'esistenza. Noi ci mettiamo da parte, noi ci mettiamo da parte, noi presentiamo solo Gesù, perché l'esperienza è diretta, l'esperienza deve essere fatta direttamente con Gesù. Io ti posso ascoltare, io posso condividere i tuoi problemi, io posso pregare per te, posso intercedere per te, posso avere anche dolore per te, ma chi deve operare nella tua vita è soltanto, unicamente, Cristo Gesù il Signore. Ci mettiamo da parte, Gesù che opera, e è Lui che devi incontrare, è Lui che devi stringere questo rapporto. Eppure incontriamo persone che non vogliono provare, e pensate, questo esisteva anche ai tempi di Gesù. Un giorno un cieco fu guarito da Gesù, egli testimoniò a tutti, come abbiamo ascoltato anche la testimonianza del fratello, testimoniò a tutti del miracolo che aveva avuto. Fin dalla nascita non aveva avuto questo piacere di poter vedere le cose, ora vedeva tutto quello che lo circondava, le persone, gli amici, coloro che gli dimostravano affetto, poteva vedere e testimoniava, e questa sua testimonianza si trasformò in un'autentica polemica con i farisei, con i dottori della legge del tempo. Non volevano accettare quel miracolo, lo chiamarono, ma soprattutto non solo non volevano accettare quel miracolo, ma non volevano legittimare Gesù anche ai suoi tempi. Ad un certo punto il cieco guarito esclamò: tutte queste cose che voi mi dite, mi state facendo una testa così, tutte queste cose che voi mi dite io non le so, ma io una cosa so: prima ero cieco e ora io ci vedo, prima ero cieco e ora io ci vedo. E quelli continuarono ad interrogarlo fino alla conclusione, quando l'uomo disse: ho risposto a tutte le domande che mi avete fatto, a tutto quello che mi avete chiesto, ancora mi state interrogando, ma volete voi diventare discepoli di Gesù? Gloria a Dio. Alleluia. I dottori risposero con violenza: sì, tu discepoli di Gesù, quanto a noi siamo discepoli di Mosè. Loro lo avevano il maestro, loro avevano il loro maestro che si chiamava Mosè, loro avevano la loro religione, volevano rimanere nella loro posizione, e tanti rispondono ancora così. Diceva uno scrittore cristiano che oggi ci sono tre grandi M: Mosè, Maometto e Maria. E tanti sono lontani da Gesù soltanto per seguire una M. Noi invece diciamo: non seguite una M, gustate e vedete quanto il Signore è buono. Noi non siamo contro Mosè e non siamo nemmeno contro Maria, sono mirabili esempi di strumenti nella parola di Dio. Noi abbiamo la parola di Dio, c'è tutto il Pentateuco scritto da Mosè, troviamo tanto scritto di Mosè, un giovane che lascia per il suo popolo, lascia per l'amore del suo Dio, dell'Eterno di Israele, lascia le ricchezze, gli agi dell'Egitto, le prospettive che gli offriva l'Egitto, le ricchezze del regno, le lascia per seguire il suo popolo in piena umiltà, ma per essere uno strumento nelle mani di Dio. E Mosè è stato uno strumento nelle mani di Dio. Noi non abbiamo niente nemmeno contro Maria, una giovane semplice del popolo di Dio, una giovane semplice del popolo di Israele, una giovane pura che il Signore vede, che il Signore guarda, che il Signore osserva e dice: questa giovane io la voglio utilizzare per fare qualcosa di eccezionale, voglio utilizzare lei per essere uno strumento, per essere la madre naturale del mio figliolo Cristo Gesù, favorita dalla grazia. Noi non ce l'abbiamo con Mosè e con Maria, ma stasera vi diciamo:
più che guardare lo strumento, contempliamo chi suona lo strumento. Contempliamo chi suona lo strumento. Allora noi vi diciamo stasera, gustate e vedete quanto il Signore è buono. Alleluia. Anche nel suo ministero terreno Gesù fu rifiutato. Un giorno mentre Gesù stava per entrare in una cittadina samaritana, gli chiusero le porte. Andarono, corsero, chiusero le porte per non far entrare Gesù. Poi Gesù rimase fuori. Ma povera cittadina di Samaria che era lì, che aveva bisogno, nella quale c'erano degli indemoniati che potevano essere liberati, c'erano degli ammalati che potevano essere guariti, c'erano dei lebbrosi a cui poteva essere tolta la lebbra, o c'erano delle anime che potevano accettare Cristo Gesù, o chiusero le porte a Gesù. Noi stasera vi esortiamo dal profondo del cuore, non chiudete le porte del vostro cuore a Gesù, anzi apritele. Anzi, aprite, lo Spirito Santo stasera voglia fare un'opera meravigliosa. Se ci sono delle porte socchiuse, queste porte possono essere aperte, queste porte possono essere spalancate. Oh, tanti rinvii, tante volte qualcuno avrà detto, ma qualche altro giorno aprirò la porta del mio cuore al Signore. Fallo stasera, perché ti pentirai del tempo passato, ti rammaricherai del tempo passato. Perché il cuore con Gesù è un cuore che vive in pace, che vive in serenità, che vive la gioia del Signore, che vive la pace del Signore, che esulta il Signore, che loda e glorifica il nome del Signore. Ma nella parola di Dio ci sono anche quelli che hanno cercato Gesù. Vi ricordate Zaccheo? Questo piccoletto che raccoglieva soldi, tributi, mal visto dalle persone, che salì sul sicomoro per vedere Gesù. E sai, se stasera tu hai nel cuore di incontrare Gesù, il Signore lo sta vedendo, il Signore sta guardando il tuo cuore, proprio come guardò quello di Zaccheo. Zaccheo era sul sicomoro e Gesù già era ai piedi del sicomoro. Scendi giù, perché io voglio albergare in casa tua. Io voglio dimorare in casa tua, io voglio di essere con la tua famiglia. Oh, i benefici che ebbe Zaccheo, ebbe grande gioia nell'ospitare Gesù, un grande onore. Oh, ma quanti benefici ebbe. Gesù stesso disse, oggi salute e salvezza è entrata in questa casa, e stasera vi stiamo annunciando un Gesù che porta salute e salvezza anche nelle case, che porta salute e salvezza anche nelle famiglie. Gustate, dice il salmista, e vedete quanto il Signore è buono. Dio è meraviglioso, Dio ci ama di un amore immenso. Ma che diranno, che stanno dicendo questi? Come Dio ci ama? È la verità, me lo dice la parola di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Me lo dice la parola di Dio, ma io ho riscontrato che Dio mi ama e che Dio mi ama di un amore immenso. Pensate, questo salmo fu scritto quando Davide era in una situazione veramente particolare, era veramente in una situazione unica, era in una circostanza negativa della sua vita. Era inseguito ingiustamente da Saul, re di Israele, per proprio essere eliminato, per essere ucciso. Ed egli si rifugiò in un territorio straniero, a Gat, presso un re ostile ad Israele, Abimelech Hachis. Poi non trovò quell'accoglienza voluta, ma trovò tanto disprezzo. Era in una situazione complicata. Il suocero, il re di Israele che lo inseguiva, la sua vita in pericolo, era in una situazione veramente unica, eppure era stato sempre una persona onesta, era stata sempre una persona leale, era stata una persona sincera con il re di Israele, lo aveva servito fedelmente, aveva dato, esposto anche la sua vita
per fargli avere la vittoria. Era stato sempre una persona onesta, ma ora era costretto a nascondersi proprio da questo re. E qualcuno potrà pensare, oh, aveva da recriminare Davide, aveva anche da recriminare verso Dio. Dio, ma che cosa permetti? Io sono stato sempre onesto, sono stato sempre fedele, e questo re che mi perseguita ora mi trovo in questa situazione, in territorio straniero, questo re mi è ostile, ho dovuto fare il pazzo per cercare di sfuggire ad una situazione che si era creata che si era veramente rivelata drammatica, e c'aveva tanto da recriminare verso Dio. Invece no, egli non recrimina il Dio, egli non recrimina contro Dio, anzi scrive questo salmo e dice: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà del continuo sulle mie labbra. Oh, in questa situazione così negativa egli scrive questo salmo, egli scrive questa esortazione, egli dà questo consiglio: gustate e vedete quanto il Signore è buono, perché come abbiamo ascoltato dalla sorella, anche nelle situazioni negative, anche nelle situazioni critiche, anche nelle situazioni che sono così difficili da sormontare, allora scopriamo la grandezza dell'amore di Dio, allora scopriamo la vicinanza dell'amore di Dio, allora scopriamo la potenza dell'amore di Dio, allora capiamo che cosa significa essere consolati dal Signore. E quando consola il Signore, consola, e quando benedice il Signore, benedice, e quando il Signore fortifica, fortifica davvero. Allora noi vi crediamo stasera, gustate e vedete quanto il Signore è buono. È Gesù che ci ama, è Dio che ci ama, è lo Spirito Santo che ci ama, e ci ama di un amore immenso. Stasera egli vuole fare soltanto del bene alla nostra vita, egli vuole fare soltanto del bene. È una parola certamente di incoraggiamento a quanti per la prima volta ascoltano il Signore, ma anche una parola che ben si indirizza a quanti stanno nella casa del Signore da tanto tempo e forse per troppo tempo non hanno gustato le benedizioni del Signore, forse da tanto tempo non sentono una benedizione particolare, una benedizione speciale. Il Dio ci ama, il Dio stasera vuol farci gustare la sua presenza, e Dio stasera vuol farci gustare la sua benedizione. Il nostro grido dal profondo del cuore è: gustate e vedete quanto il Signore è buono. Inchiniamo il nostro capo. Alleluia, gloria al tuo nome. Alleluia, 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 alleluia. Oh, stasera c'è una possibilità unica. Forse sei nelle difficoltà come Davide, forse stai attraversando un momento di appannamento, forse da tanto tempo non ricevi una benedizione particolare da parte del Signore, o la desideri ardentemente stasera. Questa parola, gustate e vedete quanto il Signore è buono, è anche per te. Gesù vuole rivelarlo alla tua vita. Gesù vuole toccare la tua vita, Gesù vuole salvare la tua vita, Gesù vuole sanare la tua vita, e il Signore vuole riempirti ancora dello Spirito Santo. Oh, gusta la presenza del Signore, credi nella parola e apri il tuo cuore stasera, e con fede dici: Signore, ti voglio gustare, Signore, voglio realizzare la tua presenza, Signore, so che tu sei vivente, so che tu non sei un Dio lontano, non sei un Dio disinteressato, ma la tua parola mi dice che tu sei vivente in mezzo al tuo popolo. Signore, opera in mezzo al tuo popolo, opera con potenza nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.
benedizione del Signore. Ed ora la grazia del nostro Signore Cristo Gesù, l'amore di Dio, il Padre Celeste, la comunione, le consolazioni, la benedizione dello Spirito Santo sia su tutti noi, sulle nostre famiglie, su tutto il popolo di Dio, da ora in eterno.